Il 2023 per l'agricoltura sociale, che è tutta quell'agricoltura che si occupa e sta vicino alla persona, è stato molto importante perché ha visto l'attuazione, del decreto regionale che finalmente riconosce e regola le, fattorie sociali. Il regolamento regionale prevede un'iscrizione delle fattorie sociali all'interno di un albo riconosciuto. Per poter accedere a questo albo bisogna frequentare un corso di 90 ore. Per chi non ha mai fatto agricoltura sociale, le aziende invece che hanno già esperienza in questo campo e possono dichiararla, possono anche richiedere un'esenzione da questo corso, presentando una SCIA prima del 13 di gennaio 2024. Nel 2023 abbiamo portato avanti diversi progetti importanti per l'agricoltura sociale, tra cui il progetto BIS, Buono, Inclusivo e Sostenibile in Val di Susa, il progetto Social Lab, un progetto in collaborazione con la Francia che ha visto partecipe anche Città Metropolitana, e ci è appena stato approvato il progetto CARE, che è iniziato adesso e ci vedrà coinvolti negli anni successivi, che di nuovo vede la collaborazione con Città Metropolitana, con l'ASL e con dei partner francesi. Tutti questi progetti avevano come obiettivo quello di avvicinare le persone svantaggiate alle attività agricole e all'educazione alimentare. Sono state coinvolte le aziende agricole, le scuole, le RSA, i comuni, le cooperative sociali, i consorzi socioassistenziali.